Coach Bologna, un'ottima stagione per il Sette Laghi Gazzala, sopra addirittura le aspettative. Ma oddio, sopra le aspettative non lo so, non direi, anzi, per come si era conclusa la stagione scorsa era forse il minimo che potevamo aspettarci da questi ragazzi, vista la crescita che hanno avuto già durante la scorsa stagione. Vero anche che con l'innesto di due o tre componenti nuovi abbiamo alzato ulteriormente il livello sia in allenamento che in partita, e quindi sopra le aspettative non penso proprio in questo momento. Non c'è una star nella tua squadra, però tutti sembra che portano il loro mattoncino, ognuno chi è buono indietro, chi difende di più, cioè, e poi probabilmente il fatto che sei riuscito a fare un grande gruppo. Ma quello assolutamente, noi diamo priorità sinceramente al lavoro di squadra più che al lavoro al giocatore singolo, anche perché nella pallacanestro si vince, ma come in tanti sport di squadra si vince e si perde di squadra, quindi sì, ci sono quei momenti dove magari gli individui singoli devono far vedere le qualità, però se non hanno i compagni di squadra a supporto è difficile riuscire a portare a casa il risultato finale. E anche per loro direi che imparare fin da subito a passarsi la palla, a giocare di squadra, li potrà aiutare molto anche nella vita quotidiana. Come è stato difficile o spiegare ai ragazzi la seconda fase, che sappiamo che è più tosta della prima? Allora, non troppo, perché ho la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi svegli, di ragazzi intelligenti che capiscono subito le cose, e quindi è bastato parlare giusto due volte durante la settimana prima dell'inizio della seconda fase e ricordare a tutti quanti, anche perché c'erano passati tutti, anche quelli che sono arrivati nuovi, che rispetto alla prima fase la seconda sarebbe stata sicuramente più difficile, ed è quello che è successo, tant'è che abbiamo trovato squadre molto più fisicate rispetto a noi, bene attrezzate, molto bravi anche a giocare di squadra e con già dei giochi all'interno delle loro situazioni. Uno dei tuoi giocatori, o parecchi giocatori, sono stati contenti che tu hai aggiunto l'allenamento in più. Significa che la voglia di imparare, la voglia di apprendere c'è. Ah, su quello sono pienamente contento e d'accordo su quello, anche perché i ragazzi, bene o male, anche quando non sono in palestra, seguendoli un attimo sui vari social che ci sono, comunque vedo sempre che sono tutti assieme, magari vanno al campetto qua vicino a Bugugiate a giocare, e quindi da quel punto di vista lì sapevo che mettere un allenamento in più avrebbe fatto solo che bene. Avendo avuto la possibilità ed essendo in un momento importante e cruciale della stagione, metterne quattro sicuramente ci aiuta a lavorare di più e arrivare pronti alla fine settimana. Quanto è importante lo spirlungone di colore che sta facendo allenare i tuoi ragazzi? No, è molto fondamentale per i ragazzi, perché, e anche per me, non solo perché mi dà una grandissima mano durante gli allenamenti, ma perché anche quello che magari nei momenti in cui sono un po' alterato io, sono un attimo su di giri, mi tranquillizza un attimo, mi ricorda che comunque sono dei ragazzini e non dei giocatori professionisti, cosa che spesso può capitare a qualsiasi allenatore, a qualsiasi livello, di dimenticarsi. Quindi da quel punto di vista lì è molto fondamentale. Bologna è una parola un po' importante in questi periodi. Bologna Calcio è andato in Champions. Il Bologna la via 5 qua è un po' Bologna, è un po' una garanzia. Ma a livello di sport di squadra a questo punto direi di sì. A Varese è visto un po' male come nome, proprio perché c'è la Virtus e c'è anche la Fortitudo, quindi a parte gli scherzi, però in questo momento direi che la città di Bologna sta vivendo, penso, un sogno con la squadra di calcio che si è qualificata per la Champions, la Virtus che sta andando avanti nei playoff, ha raggiunto la semifinale giocando contro un'ottima squadra come Tortona, e comunque anche la Fortitudo si sta giocando l'accesso alla finale per salire e tornare in Serie A. Ma che tu fai un altro impegno, ti dividi, se non sbaglio, in un'altra realtà, come l'avevi detto ai tempi. Altre due. Ah, ne hai, non una. Non una, due. Cioè praticamente tu prendi appuntamento con la fidanzata, una volta ogni tanto ci vediamo. Ma ad avercela soprattutto, perché anche poi trovare la possibilità di uscire ogni tanto magari con ragazzi della mia età o ragazze diventa veramente difficile. Però sì, quest'anno è stato un anno difficile, solo proprio per quell'aspetto, perché allenando in tre società diverse, tre realtà diverse, è vero che ho imparato tanto perché vedi tre modi diversi di lavorare, sia a livello societario che di allenatori.
però ti porta via veramente tanto tempo, tant'è che magari esci alle 2 del pomeriggio per iniziare ad allenare, eccetera, e ritorni alla sera alle 11 e mezza, mezzanotte, tutte le volte. È difficile capire la differenza, magari adesso non so che categoria alleni tu, fra una e l'altra, fra una società più prestigiosa, meno prestigiosa, o più grandi o più piccole? Dipende perché dipende sempre dalla società cosa ti chiede, cioè magari sono società che ti chiedono di fare allenare, divertire i ragazzi, come può essere qua a Gazzada. A me è andata abbastanza di fortuna trovando altre due società che mi hanno chiesto lo stesso, soprattutto VBS, che è la società nuova che è nata l'anno scorso dalle menti di Rovera e Fai Passera. E poi vabbè, a Cerro la differenza la noti soprattutto nelle annate, perché allenando magari under 15, under 14 l'idea di gioco bene o male è quella. Quando poi alla sera arrivi e devi allenare o l'under 19 o la serie C di Cerro, le cose cambiano, perché sia a livello tattico sia a livello tecnico i livelli sono molto differenti. Ti piacerebbe allenare una prima squadra, una squadra di grandi? Sì, cioè quello è il mio obiettivo, arrivare prima o poi arrivare ad allenare una prima squadra e magari anche in Serie A qua in Italia. Grazie, e ti lascio preparare la sfida con Lecco, che non sarà una passeggiata. No, quella non penso proprio, grazie mille a voi.